a seguito quindi a conclusione di numerosi appostamenti, numerosi attività diciamo oggettive di riscontri, di recuperi di droga, nonché di assunzione di informazioni e individuazioni, parliamo di un centinaio di persone escluse a sommare informazioni che ci hanno fornito elementi fondamentali per poter ricostruire questa rete, questo soggetto criminoso, con supporto di attività tecnica risposta quindi la GIP di Bergamo, siamo riusciti a ricostruire, sono riusciti i colleghi dell'antidroga della squadra mobile di Lecco a ricostruire questa rete di spaccio, che era quindi capeggiata da alcuni appunto marocchini che risiedono e domiciliano, alcuni irreperibili nella zona appunto del Bergamasco. E alla termine di questa attività la dottoressa Santoro ha richiesto quindi ordinanza di custodia cautelare in carcere, quindi la misura più restrittiva per tutti questi soggetti, che il GIP del Tribunale di Bergamo ha quindi riconosciuto e ci ha consentito quindi di pianificare questa attività, questa operazione che abbiamo svolto quindi ieri mattina molto presto.